19:30. Nel giro di pochi secondi, sì, tanti progetti, tanti sogni, tante speranze, tanti sacrifici vanno in frantumo. Sì. Molte case sono state ricostruite, molte altre ancora sono in attesa di finanziamento. E soprattutto quello del recupero. Facendo un giro per il paese, si trovano facciate bellissime, moderne, colori sgargianti, stili diversi, molti di questi in netto contrasto fra di loro, in contrasto stridente con il vecchio, vecchio e nuovo che si mettono in un misto ibrido. Eppure, se fossimo stati un pochino più attenti, se avessimo per esempio curato un pochino di più la pietra, visto che Sant'Angelo sorge sulla pietra, è un paese rupestre, visto che la sua caratteristica naturale è la pietra, se fossimo stati un pochino più attenti, ripeto, probabilmente a quest'ora Sant'Angelo sarebbe stato già un paese turistico. Immaginate un po' tutte le facciate curate in pietra, immaginate un po' i colori della pietra viva. Quest'ora probabilmente avrebbe attirato qualche curioso, quest'ora probabilmente avrebbe attirato qualche turista in più. Sarebbe forse diventato un angolo di paradiso, un'oasi meravigliosa da guardare, da ammirare. Comunque, Sant'Angelo resta e rimarrà probabilmente un angolo stupendo, un'oasi di stupende di pace e soprattutto di sanità ambientale. Dobbiamo conservare questa integrità, sì, certo, la dobbiamo conservare. Una finestra, adesso non l'abbiamo trovata, e come la finestra non abbiamo trovato diverse altre cose, lavandine, vasi addirittura, noi non sappiamo addirittura da quale parte fosse il bagno. Penso l'avete riconosciuto, questo è il prefabbricato in quadrata colonno, arrivato qui a Sant'Angelo nell'immediato dopo terremoto, e doveva essere e doveva servire senz'altro come centro sociale, comunque almeno questa era la motivazione ufficiale. Non sappiamo da dove fosse provenuto, non sappiamo neanche la ditta appaltatrice, motivo per cui è difficile poter avere i calcoli statici. Una cosa è sicura, che adesso è in uno stato di degrado, di abbandono totale. Ma è giusto far deperire una struttura. Quando in giro c'è un appetito di strutture, di locale, quando in giro i giovani, gli anziani, comunque tutti hanno bisogno di un punto di riferimento, hanno bisogno di un locale dove ritrovarsi, incontrarsi, discutere. Non credo sia giusto. Chiunque fosse responsabile, da qualunque parte ci fossero le responsabilità, è ora di finirla, è ora di trovare un'intesa, è ora di mettersi insieme, trovare delle soluzioni. Non guardiamoci secondo i colori politici, non guardiamoci secondo vecchi o nuovi rancori, cerchiamo invece di fare, a prescindere da ogni cosa, di fare il bene massimo e possibile per il paese. Perché non utilizzare per esempio questi locali per gli anziani come centro sociale? Non so, una mensa per gli anziani, visto che ce ne sono diversi che non hanno più le famiglie che li accudiscono. Visto che ce ne sono diversi che sono in procinto di andare nelle case di riposo, negli ospizi.
Perché per esempio non concepire una lavanderia per gli anziani? Sì, visto che ci sono molti di questi che non hanno più familiari che possono accudirli. Perché per esempio non concepire questi locali adibiti, non so, ad altre azioni, ad altri interventi sociali? Una cosa è sicura: ripristinarlo, metterlo a posto, regolarizzare le cose. Comunque a qualcosa potrà servire. Ma certo il degrado, l'abbandono, l'indifferenza non depongono bene. Non depongono bene per nessuno, dico. Bene parrocchiale, bene privato, sono tutte questioni comunque fasulle, sono tutti problemi, cavilli, perché questa è una struttura così tanto fatiscente che prima o poi comunque cadrà a pezzi, e il tetto ormai è in rovina, piove da tutte le parti, lesioni dappertutto, l'intonaco che cade a pezzi, i muri sono tutti screpolati, però penso che le immagini parlano chiaro, sì. I vostri figli, i figli di Sant'Angelo, di tanti genitori, tanti bambini, trovano qui un punto di riferimento, motivo di incontro, motivo di apprendere, insieme alle suore, sì certo, che tanto si prodigano per questa gente. Ma io vi domando, è possibile andare dove per imparare? È possibile andare dove perché i vostri figli potessero ritrovarsi insieme, potessero cantare, sì, e soprattutto potessero insegnarci a sorridere, a gioire alla vita. Perciò, attenzione, qui il problema non è se della Chiesa o non, il problema è un servizio alla società, un servizio alla nostra collettività, ai nostri figli, al nostro futuro. Perciò attenzione, se abbiamo dei beni, sappiamoli custodire, troviamo la forma. Non è giusto assolutamente scaricarsi di responsabilità. Non è giusto far finta di non vedere. Assolutamente no. Sant'Angelo, un paese inserito nella legge senese. Sì, tutta questa zona che si vede qui a valle sarà completamente trasferita. 47 nuovi alloggi, 47 nuovi appartamenti per 47 nuclei familiari. Tutto questo grazie anche alla sensibilità di un grande partito, quale la Democrazia Cristiana, che da anni gestisce la cosa pubblica in questo paese, fatta eccezione per un piccolo interregno.
forse un errore di calcolo, dovuto ovviamente a una falsa illuminazione degli stessi cittadini. Sant'Angelo, un paese dove si ricostruisce, un autentico cantiere. Sant'Angelo, paese dalle grandi prospettive di sviluppo, salvo che non rimangano cattedrali nel deserto. Sant'Angelo, al centro fra non molto di rapidi collegamenti stradali, Sala, Potenza, Polla. Sant'Angelo, dislocato su un vasto territorio, con diverse contrade, forse con diversi problemi, ma a tutte si è cercato di dare risposte, nei limiti del possibile. Thank you.
girando per le campagne, per le frazioni, è possibile notare come la gente ha imparato a vivere con gusto, sì, gusto in casa, intorno alla casa, e soprattutto a conciliarsi con la natura. Le esigenze dell'uomo facilmente e mirabilmente si conciliano con le esigenze della natura. È veramente questa una cosa squisita, un esempio. Ad esempio, resta però il fatto che comunque Sant'Angelo è molto dispersivo, perché non esiste un centro urbano molto intenso, molto forte, e spesso diventa difficile incontrarsi, vedersi, stabilire degli incontri, oppure trovare il modo per organizzarsi, per socializzare, fraternizzare. E questo perché manca un punto di riferimento, un luogo dove potersi incontrare, un luogo dove poter giocare sistematicamente, un luogo dove poter dibattere, conoscersi. Ecco perché credo sia importante, anzi sia molto molto urgente, inventare qualche cosa per creare, ricostruire la comunità di Sant'Angelo. Una polisportiva, per esempio, teatro, palestra, piscine, bocce, tennis, sono tutte cose, chi più ne ha, più ne metta, sono tutte cose importantissime, dove magari i bambini, giovanissimi, poi anziani, meno giovani, possono stare insieme, possono incontrarsi, sorridere alla vita, dove nessuno possa sentirsi solo, dove tutti possono praticamente dire la loro, e soprattutto creare solide basi di amicizia ed elevare il livello culturale. Sì, abbandonare cioè il pettegolezzo, il pregiudizio, l'invidia e soprattutto il modo consueto di fare cultura, il modo consueto di ragionare, i soliti discorsi di piazza, per esempio, i taglia-taglia della piazza, i taglia-taglia dei vicoli e così via. E allora è importante unirsi, è importante guardare nel futuro, è importante ipotizzare un futuro. Comunque è necessario inventare qualcosa. Cosa di preciso io neanche lo so, ma io mi affido alla vostra fantasia, al bisogno di stare insieme per cercare di inventare e di creare. Mi rivolgo a tutto e a tutti. Mi rivolgo praticamente soprattutto agli amministratori, a me stesso, per cercare di dare qualche cosa di nuovo a questo paese. Altrimenti si rischia di creare un gioiello di paese. Sì, case belle, vie sistemate, strade interpoderali, acqua potabile, luce, magari servizio igienico-sanitario dappertutto, sistema idrico fognante dovunque, però mancherebbe l'uomo. E in tal caso sarebbe molto triste. Sarebbe come un grosso e stupendo mobile, sì, di cristallo, dove però all'interno mancherebbe l'essenziale, mancherebbe il cuore, mancherebbe l'uomo, mancherebbe l'umanità. E in tal caso il tutto sarebbe un fallimento. Potremmo crescere sotto il profilo economico, ma se l'uomo rimane solo, se l'uomo continua ad essere individualista, allora ahimè, e tutto è un fallimento. Allora attenzione, certo, questi sono sogni, sono progetti, sono programmi, forse sono anche utopie, ma ahimè attenzione, anche le cose possibili delle volte potrebbero essere delle utopie se non ci sta il relativo impegno, se non ci sta l'entusiasmo, se non c'è la fantasia, se non c'è la voglia di ricercare, se non c'è la voglia di trovare una soluzione. Attenzione, il futuro del nostro paese dipende da noi. Non aspettiamoci dunque la manna nel deserto, scende spontaneamente dal cielo. Ma attenzione, la manna la dobbiamo costruire noi, passo dopo passo, pietra dopo pietra. Quindi è importante unirsi, uccidere l'individualismo e capire che l'uomo è un animale sociale. Per vivere bene deve vivere insieme con gli altri. Sant'Angelo, paese di gente laboriosa.
Sant'Angelo, paese di anziani.